Parlamento sul testo che era arrivato dal governo. I due principi sono: uno, occorre ridurre la straordinaria, inaccettabile disparità che esiste tra lavoratori a tempo indeterminato garantiti e lavoratori precari che non hanno né la garanzia del posto di lavoro né le garanzie che assistono il lavoro e i lavoratori. Al microfono della Federico TV in esclusiva, qui per l'inaugurazione dell'anno accademico a giurisprudenza, Anna Finocchiaro, senatrice del PD, capogruppo dello stesso partito al Palazzo Madama. Subito una domanda: pensa che la Corte dei Conti possa o debba intervenire ex ante e non ex post sui bilanci dei partiti? Guardi, io sono assolutamente favorevole ad affidare questo ruolo alla Corte dei Conti. Credo che il sistema che è stato disegnato nella legge, che è quello di un organismo che è composto dai vertici delle magistrature, quindi siamo ai più alti livelli di garanzia, sia comunque un buon sistema. Credo che il miglior controllo lo possano e lo debbano fare i cittadini, e che il fatto di mettere online con un protocollo che come dire, definisca le singole partite e obblighi tutti i partiti a compilare nello stesso modo il bilancio sia un controllo insostituibile, il più prezioso per assicurare la legalità dei bilanci e il corretto utilizzo degli stessi. Tanti gli appelli del presidente Napolitano a riformare l'attuale legge elettorale. Ci si è appassionati per molti mesi, se non anni, sui vari modelli: tedesco, spagnolo, il doppio turno alla francese. Pensa che gli italiani andranno a votare con l'attuale legge elettorale? Io mi auguro di no, penso che questa sia una priorità politica. Ritengo che una legge elettorale che non faccia scegliere gli eletti da parte degli elettori costringa anche il Parlamento in un ruolo di totale insignificanza. Il Parlamento fatto di nominati non è capace di svolgere autonomamente il proprio ruolo nei confronti del governo. È quello che probabilmente si è voluto negli anni precedenti e quello che non deve capitare mai più. Penso che debba essere una legge elettorale che assicuri al Paese di poter essere governato, perché il momento è difficile e ci vuole un governo stabile. Penso che debba essere finalmente una legge elettorale che consenta alle donne di entrare in tutti nei luoghi delle assemblee rappresentative, visto che lì ovunque dove conta il merito le donne spopolano. Ieri a Napoli presente Matteo Renzi, leader, cioè sfidante nelle primarie di coalizione. Pensa che ci sia un problema di età anagrafica nel sistema politico italiano? Guardi, penso che c'è ed è stato affrontato male. Scorrendo le cronache del Lazio di questi giorni, tra i soggetti che hanno partecipato, diciamo, a quella divisione, spartizione delle risorse pubbliche, c'è tutta gente che è dell'87, dell'85, dell'81 come classe anagrafica, quindi giovanissimi. Il nostro partito sta facendo un grande investimento sui giovani, lo dimostra la segreteria di Bersani, in cui l'età media credo che non superi i 33, 34, 35 anni. Abbiamo una rete di amministratori locali diffusissima, fatta da giovani uomini e giovani donne. Matteo è una riprova dell'investimento che si è fatto sulle giovani generazioni, presidente della provincia e ora sindaco di una delle città più preziose del mondo. Penso che su questo non ci possiamo fermare. Un'ultima battuta: se dovesse dare una definizione di etica pubblica da giurista, cosa direbbe? Giustizia colimus, agere licet oppure? Guardi, io sono per dare una definizione dell'etica pubblica più laica. Rifuggo dalle parole celebrative, una cosa laica. Diciamo che il pubblico si comporta eticamente tutte le volte in cui mantiene le promesse che si fanno ai cittadini in termini di assicurazione di diritti, di servizi imparziali, di buon andamento. Basterebbe anche questo. Ringraziamo la senatrice Anna Finocchiaro, donna appassionata e preparata, che ha sicuramente sconfitto e distrutto il tetto di cristallo. La linea in redazione.